Salve a tutti ragazzi, dunque siamo su Brothers Tales of the Two Sons con Graziano e Riccardo. Vi ricordo link in descrizione per i loro canali e a video nel finale per andarvi ad iscrivere da loro, quindi ve lo consiglio perché portano cose veramente carine di qualità. Dunque, allora, e iscrivetevi anche da me già che ci siamo, poi ce lo ricordiamo alla fine. Ma vedete, una ragazza sta per essere sacrificata. Graziano, nel pieno dell'età della pubertà, dice: fratello, andiamo, la devo salvare perché io ho delle idee. Quindi scendiamo dalla montagna e guardate qua. Allora, insozziamoci di sangue nuovamente. Vi ho detto com'era rappresentata la statua. Ok, in equilibrismo dobbiamo andare e far pensare agli indigeni che noi siamo la loro divinità, no? Ecco qua, fate largo, selvaggi, che è arrivato il vostro signore e padrone. Ah! Questi staranno impazzendo perché dicono. Ah ragazzi, il cervello, il cervello. Ok. Abbiamo salvato la ragazza. Quindi in qualche modo siamo passati oltre. Saremo al sicuro? Come scappiamo? Gli dicevo, guarda, devo andare all'albero del mondo, poi dopo però concludiamo io e te. Quindi lei ci ha consigliato di prendere la barca. Ok ragazzi, qui se ricordo bene c'è un altro trofeo che dobbiamo fare. Quindi muoviamoci. Voi non avete idea della difficoltà che è controllare la barca. Penso si veda anche da come sto facendo fatica a girarla. Ragazzi, è veramente complicatissimo. Allora, per fare questo trofeo dovete andare qui. Vedrete una scia di sangue. Recatevi, invece di andare a sinistra, andate a destra. Ecco, entriamo qua, se ci riusciamo, perché la barca è difficilissima da controllare, ragazzi. Ecco qui. Il trofeo, quando entrate qui, è praticamente vostro. Vedrete i villici che sono qui, che fanno i villici, gli indigeni che fanno una festa. Il trofeo si chiama Dietro le Quinte. Quindi ora cerchiamo di girarci indietro con la barca. Anzi, no, è già girata la barca, per fortuna. Mi ricordavo male. E scappiamocela. Lasciamo qui questi indigeni. Un'altra delle minacce del videogioco è stata arginata. Questi sono canti di balene, penso, se mi ricordo bene.
Ah, ok, abbastanza. Allora, con i controlli di questa barca, ragazzi, che sono veramente difficili, dobbiamo evitare gli strozzi d'acqua. Abbiamo sotto, ecco qui. Se no ci sfonda la barca. Speriamo continui ad andare bene così. Ci siamo incagliati, maledizione. Andiamo più veloci che possiamo, ragazzi, sono incagliato. Nel senso che sto facendo fatica a manovrare la barca. Forse qui non ci possono più inseguire, però che difficoltà, ragazzi, remare e dare una direzione a questa barca. Allora, la nostra destinazione è che siano quelle ossa laggiù. Continuiamo a dare una direzione senza i difficili di questa zona, che proprio vi incagliate con la barca, ragazzi, è quello il problema. Speriamo di riuscire ad andare dritti fino lì. Ecco qua. La fatica, signori. Forte la ragazza comunque che ci trascina. Insomma, Graziano, lo dovevi fare te questo lavoro se vuoi far colpo sulla signorina. Scivoliamo anche sul ghiaccio e vorrei rendervi partecipi di questa bellissima situazione. Lei non scivola, signorina. Vai, Riccardo. E va. A breve avremo altri due trofei possibili, quindi. Ecco, uno è già qui di trofeo. È una tartaruga marina, come vedete, stiamo attenti a non fare passi falsi, che sta chiamando qualcosa. Quindi, prima di procedere, venite di qua. Guardate cosa abbiamo qui, i cuccioli della tartaruga marina. Dobbiamo fare in modo di prenderli insieme al fratello e portarli in mare per ricongiungere la madre. I cuccioli sono tre, ragazzi. Il trofeo si chiama zuppa di tartaruga. Quindi, il primo lo muoviamo qui. Il secondo lo troviamo qui, quindi non è così tanto faticoso. Perfetto. L'ultimo è un po' più laborioso da trovare. Nel senso che è lì. Ora, qui in innevata c'è una scaletta, come vedete. Quindi Riccardo da solo dà una spinta al cucciolo di tartaruga, ecco qua, lo manda giù e così scende anche lui e così lo potremo prendere in due e trasportarlo. Ed ecco qui, a posto, ragazzi. Zuppa di tartaruga. Ecco il trofeo. E la madre ora si riunirà ai suoi tre piccoli e potranno riprendere anche loro il loro viaggio. Quindi Riccardo saluta. Ed ecco qui. Come avete visto, abbiamo aiutato sia persone che animali durante il nostro viaggio, facendo i trofei. Quindi è proprio questo il bello del gioco, no?
tutte queste cose secondarie che ci riempiono la nostra esperienza in modo totalitario. Ok, la ragazza è andata avanti, eh? Noi ci siamo fermati ad aiutare, eccola lì, e ci siamo fermati ad aiutare tartarughe. In realtà Graziano voleva far colpo sulla signorina, ma lei non ci ha manco guardato, quindi. Qua guardate, c'è gente congelata anche. Allora, qui lei vi indica qualcosa, no? Per tagliare l'albero. Dobbiamo trovare una sega circolare, siccome è un villaggio di boscaioli. Noi saliamo, ecco qui la sega, vedete? Però noi continuiamo a salire e troviamo, penso, la nostra ultima panca su cui possiamo sederci. Basta sedervi per emulare il verso delle orche. Canzone della balena, ecco il trofeo fatto. Perfetto, ragazzi. E questo è l'ultimo trofeo che dovete fare con il gioco. Mi dispiace per quello dell'uccellino che non sono riuscito a farlo, però credetemi, ho provato in tutti i modi, ma era buggato. A questo punto potete anche non finire il gioco se giocavate solo per i trofei. Noi finiremo il gioco. Perché è giusto. E abbiamo ancora un po' da giocare, eh. Voi pensate che sia finita qua, invece no. C'è ancora un po' da giocare insieme, credetemi. Sì. E ci dice, taglia l'albero. Ah, è una scimmia sta ragazza qua. Come si arrampica, pareva Spider-Man. O Spider-Girl, visto che negli universi paralleli c'è anche Spider-Girl, che mi pare sia una versione di Gwen Stacy. Per chi ha visto il film, io non l'ho visto, ecco che è uscito un nuovo universo, quello che è uscito con tutti gli Spider-Man, cinema, che ha vinto anche dei premi, pare essere veramente un capolavoro come film. Ok, siamo in questa zona innevata, come vedete, quindi il nostro viaggio è stato veramente lungo fino a questo punto. Guardate tutte le persone, tutti i boscaioli e gli arcieri che hanno assaltato forse la fortezza dei giganti. Lei ci indica di qua, però sono stati tutti quanti congelati da una qualche forza strana, ma neanche congelati. Cioè, proprio mentre erano fermi e stavano incitando, come se ci fosse una sorta di forza. Ok, questa è veramente macabra come cosa. Ammazziamo tutta la gente. Ah, si fa lanciare con la catapulta lei. Bella intraprendente sta signorina, eh. Speriamo solo che ci apra i portali. Ah no, dobbiamo lanciare Riccardo perché collabori con la ragazza. Avete visto che era ferma davanti a un. Aspettate che non riuscivo a muovere i fratelli. Ok, saliamo. Vai Riccardo. Oppla. Allora dobbiamo tirare giù il ponte elevato per far passare Graziano. Quindi ci ha dato un terzo personaggio il gioco. Lui giustamente passa in mezzo alle sbarre. Ah, Graziano era finito con la signorina, che bello.
Aia, deve essere la creatura che ha congelato. Ed è invisibile, ragazzi. Aiaiaiai, come ce la caviamo qua? Riccardo è da solo, eh. La ragazza non si arrampica. Ok, che salti. Perché non posso avere lei come personaggio giocabile? Ovviamente la creatura che abita in questo villaggio che congela. È in grado di abbiamo dovuto eludere il suo sguardo così, avete notato? In direzione opposta dalle sue. Guardate altri punti in cui dovremo nasconderci. Come la chiamiamo la signorina? La chiamiamo Betty la bestia. Perché salta come una bestia, quindi Betty la bestia ci indica ancora dove nasconderci. Si pappa il povero popolano. Ah, gli scappiamo proprio così sotto il naso? Betty la bestia si vede che è avvezza a girare da queste parti e sfidare la creatura che è qui e fregarsene di tutto e di più. Un attimo che faccio pace col cervello, Betty. Ai 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 ai. Corri, corri, corri. È cascata di sotto, perché il ponte non ha retto il suo peso. Graziano ha fatto colpo, eh. Però non so quanto sia bello far colpo su Betty la bestia. Ed ecco qui, ragazzi. Ehi, qui si fanno progressi, eh. Tosta la situazione, eh. Guardate il panorama, che bello. E le montagne da cui veniamo. Che viaggio incredibile, veramente, ragazzi. Ma noi dobbiamo andare dall'altra parte. No, ma io voglio andare di qua perché me l'ha fatto vedere Betty la bestia.
Ok, possiamo muoverci di qua. Ci abbiamo detto, la gente non è che sembra imbozzolata. Andiamo nel nido di un ragno. Succede? Avevo detto che non si arrampicava in modo normale. Betti la bestia! Betti la bestia veramente! Ah, ragazzi, guardate! Ci ha messo nella ragnatela, era. Dovevamo lasciarla sacrificare! Ok, dondoliamoci ragazzi. Questa è la boss fight finale, ragazzi. Chiamiamola boss fight perché dovete collaborare con vostro fratello e fare in modo di avere i tempi, vedete? Strappati le zampe. Ecco l'ultima zampa. Dai. Ecco qua, perfetto. La fine della telecamera c'è un po' nemica, eh. Ah! Nostro fratello è stato ferito, ragazzi. Graziano è stato ferito. In qualche modo nostro padre ha sentito che uno dei due figli è stato ferito. Mentre crolla tutto qua nella tana della. Betti la bestia, era proprio una bestia, porca miseria. Il viaggio sta diventando molto più difficile, ragazzi, perché come vedete Graziano è ferito. Fortuna, guardate dove arriviamo, all'albero. Eccoci.
Guarda Graziano, siamo all'albero, gli dice Riccardo. Quindi ragazzi, in qualche modo ce l'abbiamo fatta. Il viaggio dei due fratelli sta per giungere a una fine. Ed eccoli qua. Dunque, ci è stato consegnato, ragazzi, il sacchetto da nostro fratello e ci ha fatto segno di andare. Quindi, qui cosa abbiamo? Un'ombra di qualcosa, vabbè, ok. Allora, non possiamo tornare. Sì, possiamo tornare da lui. Eccolo lì, vedete qui che riposa stanco per la ferita all'addome che gli ha causato Betty la bestia. Quindi Graziano rimarrà indietro e il fratello più giovane, Riccardo, dovrà avventurarsi all'albero nel nostro ultimo episodio che vi registrerò ora, sempre qui sul mio canale. Quindi ragazzi, iscrivetevi da Graziano e Riccardo a Oi Fape Grapplay, iscrivetevi al mio canale se volete sapere come va avanti Brothers Tale of Two Sons, oppure mettete like se vi è piaciuto l'episodio, ragazzi. Quindi alla prossima, ciao ciao a tutti e continuate a seguire i video. Ciao ciao.